Siamo qui all'interno del Parkers per il Salotto Parkers in Naples. Sono felicissima di accogliere un libro incredibile. Luigi Grimaco, Sinuessa, l'eredità a Cesare. Più protagonisti, si torna indietro alla storia romana in luoghi che sono veramente che di appartenenza, io dico, vicinissimi a noi, oggi forse non più tanto considerati, ma vittime di degrado, mentre invece hanno segnato la storia. Si parla di Cesare, si parla di tanti personaggi che dopo Cristo e prima di Cristo hanno fatto la storia di luoghi sacri. Eh beh sì, è sicuramente un libro che racconta delle vicende un po' straordinarie, ma che racconta anche un territorio, fa emergere tutta una serie di aspetti che oggi possono apparire un po' dimenticati, un po' nascosti, ma in realtà ci sono le ville, ci sono i personaggi, e questo libro li racconta, sono personaggi che sono realmente esistiti, hanno attraversato la Campania settentrionale, la zona di Sinuessa, hanno attraversato le colline del Massico, hanno bevuto il vino Falerno, hanno parlato, hanno amato ed è un libro che io spero possa in qualche modo riportare un po' di armonia in quelle zone che in qualche modo sono, come dire, oggi un po' la periferia della periferia, mentre prima erano il centro del centro in età antica. Cicerone aveva una villa, Cesare ha dormito a Sinuessa, Narcisso, lo schiavo di Liberto di Claudio, un uomo potentissimo, aveva una villa, soggiornato nelle acque sinuessane, quindi è un paesaggio che oggi appare dimenticato, ma che in realtà è un paesaggio estremamente vitale, pulsa nonostante gli incendi, nonostante le tristi vicende che conosciamo bene. Però, sì, perché per chi non lo sapesse, quando si parla di Sinuessa si intende la zona del Volturno, di Mondragone, una zona che purtroppo, pur avendo una grande storicità in un percorso veramente sensoriale, che è quello del tuo libro, tra la storia, la narrazione e anche quello che tu ci hai voluto mettere come conoscenza, perché sei un archeologo, quindi c'è realmente una storia concreta dove di fantasia c'è poco, ma c'è soprattutto un territorio che in qualche modo chiede riscatto, ancora. Certo. Certo, la domanda che mi fai è, come dire, è significativa, perché effettivamente il personaggio che io ho trovato parla di un territorio che oggi è diciamo compreso tra il Volturno e il Garigliano, un po' la terra dei due, tra i due fiumi, esatto. Ed è una terra straordinaria, perché un tempo era, come ti dicevo, la terra del Falerno, ed è una terra dove ci sono ben tre città romane vicine, quattro città romane, Minturne, Sinuessa, Suessa Aurunca, Volturnum, e sono città che sono a poca distanza l'una dall'altra e che potrebbero essere la fortuna di questi posti. Io spero che questo libro, che racconta appunto, è un lungo viaggio attraverso queste città, attraverso queste zone, possa in qualche modo riportare gente, attenzione, possa risvegliare un po' le anime e le coscienze di queste persone che sono addormentate, perché vivono in un territorio magnifico, ma forse non se ne sono ancora accorti. Certo. Questo è un problema da risolvere, speriamo che Lucio lo risolva. Assolutamente, Lucio, questo è il personaggio proprio chiave che serve a scuotere le coscienze delle amministrazioni, della politica, dell'economia, perché veramente affossare laddove c'è un territorio ricco di storia vera che abbiamo vissuto nelle generazioni è veramente qualcosa di brutto. Io proprio nel ringraziarti, perché questo libro veramente è bellissimo, qui dal Parkers, ne parlavamo prima, ci sarà un'altra presentazione nel territorio di Suessa Aurunca, quindi sì, tra poco. Proprio si va lì in azione sensoriale, reale, sì. Territoriale. Sto facendo di tutto per, come dire, portare all'attenzione non tanto quello che io ho fatto come lavoro in sé, ma come idea di un territorio, affinché la gente si accorga, come ti dicevo un attimo fa, che appunto c'è un territorio magnifico. Lucio era il duovido di Sinuessa, in qualche modo era il sindaco della città. Certo. E probabilmente a quel tempo, come Sinuessa era comunque molto bella, era un giardino fiorito con questi vigneti profumati sulle colline, faceva la sua azione politica in maniera egregia, no? Quindi sarà un esempio da seguire per tutti. Allora, diciamo che vi aspettiamo e aspettiamo gli spettatori che seguiranno questa intervista, perché Sinuessa è un territorio che ancora ci appartiene, chiede riscatto, quindi Sinuessa, l'eredità di Cesare, Luigi Grimaco, qui dal Parkers vi ringraziamo, io lo ringrazio, e ci vediamo sul territorio a Suessa Aurunca. Grazie. Grazie.